Salve ragazzi! Wind3 sta contattando tutti i suoi clienti offrendogli il passaggio gratuito, mantenendo le attuali condizioni contrattuali, dall'attuale connessione internet FTTC, Fiber to the Cabinet, in cui l'ultimo tratto è realizzato in rame, alla FTTH, cioè Fiber to the Home, in cui il collegamento dalla centrale di trasmissione fino al nostro modem è realizzato per intero in fibra ottica. Questo aggiornamento ci permette di passare da una velocità di 100 o 200 megabit alla velocità di 1000 megabit al secondo o 1 gigabit al secondo. Ne ho parlato in questo mio precedente video. Wind3, avendo fatto cospicui investimenti in questo campo, ci tiene moltissimo che i propri clienti effettuino questo passaggio. Grazie a questa super velocità nasceranno infatti nuovi servizi, soprattutto di contenuti streaming, che poi tenteranno di venderci. Durante la chiamata dell'operatore di Wind3, se siamo furbi, possiamo farci inviare a casa, gratuitamente, un adattatore chiamato ONT, che ci darà almeno tre grossi grandi vantaggi. Una precisazione: la rete in fibra ottica ad alta velocità appartiene alla società Open Fiber, di cui Wind3 è tra le maggiori società partner, insieme a TIM, Fastweb, Eolo, Iliad, Vodafone e Tiscali. Quindi, anche se nel video mi occupo del caso specifico di Wind3, questo discorso è valido praticamente per tutti gli operatori di telefonia italiani. Vediamo subito di cosa si tratta e come sfruttare questa occasione. Se non lo hai ancora fatto, iscriviti al canale and let's go! Se come clienti Wind3 accettiamo di passare alla fibra ottica FTTH, il tecnico incaricato della posa della connessione nella nostra abitazione potrà realizzare due tipi di collegamenti. Collegamento SPP: ci lasciano al muro una porta a cui collegare il cavo della fibra ottica. Senza nessuna scatola intermedia, il cavo andrà poi collegato ad uno specifico modulo chiamato appunto SFP. Il modulo SFP va poi inserito nel modem router fornitoci da Wind3 nell'apposita porta Fiber, fibra. Ed ecco che il router è pronto per la superfibra. Sia il cavo in fibra ottica che il modulo SFP ci vengono spediti a casa qualche settimana prima dell'intervento del tecnico. Il problema è che, se ad esempio volessi utilizzare un modem di un altro gestore, ad esempio questo della TIM, pur essendo in questo disponibile la porta per la fibra a cui collegare il modulo SFP, questo non funzionerebbe. Avrei infatti bisogno di un apposito modulo SFP che TIM fornisce solo ai suoi clienti. Poi potrei anche scordarmi di utilizzare un router di livello superiore, come ad esempio questo Netgear acquistato da me su Amazon, che non ha neanche la presa per la fibra a cui collegare il modulo SFP. Vediamo il secondo tipo di collegamento, il collegamento ONT. In questo caso la fibra è collegata ad una scatoletta, alimentata tramite rete elettrica, che di solito viene attaccata al muro. Piccola e leggera, chiamata ONT esterna, è dotata di una porta a cui collegare il cavo fibra. Anche questa scatoletta ci viene spedita a casa, insieme ad un cavo ottico. Come effettuare i collegamenti? Colleghiamo il cavo ottico da un'estremità alla borchia, la presa a muro, e dall'altro lato al modulo ONT. Poi,
prendiamo il cavo LAN presente nella confezione e lo colleghiamo alla porta Ethernet. Prendiamo il nostro router di Wind 3 e colleghiamo il cavo LAN alla porta WAN. Di solito si distingue dalle porte LAN perché è di colore rosso. Ed il modem è pronto. In questo caso, a differenza del precedente collegamento SFP, potrò utilizzare anche un qualsiasi router di un qualsiasi operatore. Basterà collegare il cavo LAN alla solita porta WAN, in questo caso router della TIM, di colore grigio. Ma potrò utilizzare anche un qualsiasi modem router acquistato da me, perché la porta WAN è presente in tutti i modelli esistenti. L'ONT, in pratica, è un adattatore che serve a convertire il segnale ottico della fibra in un segnale leggibile da tutte le normali porte WAN. Ovviamente nessun problema neanche con il diffusissimo modem Wind 3 Hub. Il primo vantaggio che ci offre il collegamento NT e quindi la possibilità di svincolarci dall'obbligo di utilizzo del router di Wind 3. Potremo collegare ed utilizzare senza problemi qualsiasi modem, anche acquistato da noi o di un altro operatore. Ed anche se in futuro passassimo ad altro operatore, ad esempio passassimo a TIM, utilizzando questo NT esterno, potremo utilizzare anche per il nuovo operatore qualsiasi tipo di router, anche lo stesso della Wind 3. Il secondo vantaggio dell'ONT esterno riguarda le prestazioni. Con l'ONT esterno, infatti, saranno molto superiori. Il modulo SFP, che serve al collegamento, scalda tantissimo ed il router, per proteggersi dal troppo calore e permettere un abbassamento della temperatura, dopo alcune ore di lavoro, è costretto ad abbassare le proprie prestazioni. E questo comporterà un calo della velocità di navigazione. Ovviamente, utilizzando l'ONT esterno, questo problema non esiste. Il terzo vantaggio che avremo con un ONT esterno riguarda il riposizionamento della presa. Con il collegamento SFP, per passare la presa da una stanza all'altra della nostra abitazione, dovremo utilizzare, stendere, un cavo in fibra ottica e portarlo nella stanza e posizione desiderata. Ma sappiamo bene che questo cavo, al suo interno, contiene dei sottilissimi filamenti trasparenti in fibra di vetro. Di conseguenza, è difficilissimo da maneggiare e deve essere trattato con degli strumenti adeguati. Il giorno dell'installazione, il tecnico ci installerà la borchia della fibra rimanendo entro 5 metri dall'ingresso della nostra abitazione. Nel caso volessimo posizionare il router in un'altra stanza, l'intervento ci costerà 65 euro. Con il collegamento ONT, invece, grazie allo scatolino in cui la rete entra in fibra ed esce in Ethernet, per passare da una stanza all'altra non dovremo utilizzare un cavo in fibra ottica, ma un normalissimo cavo LAN. Quindi potremo fare noi stessi il lavoro. Io, ad esempio, non volevo avere il router vicino all'ingresso, quindi ho semplicemente sostituito il vecchio cavo telefonico con uno LAN. Ed ottenuto posizionato il router nella stessa posizione in cui l'ho sempre avuto. Per non avere nessuna perdita di segnale, l'importante è assicurarsi che questo cavo LAN sia come minimo CAT E5, meglio ancora CAT 6, ossia. Cosa chiedere durante la chiamata di Wind 3? Il collegamento SFP è la risposta degli operatori alla delibera dell'Agicom che ha fatto entrare in vigore il regolamento del modem libero. Infatti, in questo modo, gli operatori fanno scacco matto e ci legano di nuovo all'utilizzo dei loro router. Di conseguenza, acquistando un router scelto da noi e collegandolo alla fibra tramite modulo SFP, questo non funzionerà.
In parole povere, con il collegamento SFP siamo di nuovo obbligati ad utilizzare il router che ci fornisce Wind3. Durante la telefonata dell'operatore di Wind3, che ci inviterà caldamente ad accettare il passaggio alla nuova fibra FTTH a 1000 Mbit al secondo, ci basterà dire che attualmente non stiamo utilizzando il loro router, cioè quello che ci hanno consegnato al momento dell'attivazione della loro offerta, ma che stiamo utilizzando uno nostro perché il loro non funzionava bene oppure si è rotto. A questo punto l'operatore non potrà più inviarci il modulo per il collegamento SFP, che funziona solo con il loro router proprietario, ma dovrà inviarci, per forza di cose, l'ONT esterno. E vi assicuro che lo farà senza battere ciglio, perché queste sono le istruzioni che gli sono state impartite. Quale ONT ci viene inviato? Wind3 invia ai propri clienti almeno tre diversi modelli di ONT esterno. In questo periodo sta inviando il TP-Link XZ000G3, che è quello che ho ricevuto anche io. Vediamolo nel dettaglio. Questo ONT esterno è stato lanciato nel mercato nel 2022. All'interno della confezione troviamo l'ONT, come vedete è piccolissimo, un normalissimo cavo LAN di un metro di lunghezza, ed un alimentatore. Guardiamo da vicino l'ONT. Frontalmente abbiamo quattro LED indicatori. Il primo, Power, indica la presenza di alimentazione. Il secondo, il PON, Passive Optical Network, indica la presenza della rete in fibra ottica. Il terzo, il LED Loss, Line of Sight, se accesa, indica che il dispositivo non riesce a vedere il cavo di rete, quindi indica un problema di rete. L'ultimo è l'indicatore della rete LAN. Nella parte posteriore abbiamo la porta fibra a cui collegare il cavo ottico, la porta LAN ad 1 gigabit, un pulsantino per il reset. Per resettare l'ONT basta inserire e tenere premuto per qualche secondo uno stuzzicadenti, la porta power a cui collegare l'alimentatore. In questo video non voglio dilungarmi su eventuali configurazioni che possono essere effettuate entrando nel pannello di controllo di questo ONT. Sicuramente ci ritornerò in un prossimo video. Mi fermo qui. Spero che il video vi sia stato utile. Se siete interessati ad altri video come questo, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale. Un saluto, alla prossima!